tre punti d'oro anche per come sono arrivati. Sì, 3 punti d'oro soprattutto per il morale dei ragazzi, perché io l'ho ripetuto nelle ultime settimane, secondo me noi non eravamo un gruppo, una squadra in difficoltà, avevamo bisogno di fare il risultato, di fare dei punti, quindi oggi sono felice per i ragazzi perché se lo meritano. E la differenza tra oggi e le altre trasferte è che la squadra è stata più coraggiosa nel provare a fare quello che facciamo anche in casa, no? Quello che alleniamo tutti i giorni, quello a cui crediamo, quindi sono troppo felice perché oggi loro sanno che con il coraggio giusto veramente ce la giochiamo contro tutti. Da quello che abbiamo visto, questa squadra comunque sa reagire alle difficoltà e oggi lo ha dimostrato, forse nel peggior momento in cui anche la piazza chiedeva qualcosa di più. Eh sì, ma chiunque viene a giocare alla Fermana sa che è una piazza esigente, una piazza difficile, quindi questo dobbiamo imparare a convivere con questo aspetto qua. E mi avevi detto, scusa la domanda? Avevo chiesto che ragazzi hanno dimostrato grande carattere perché hanno reagito in un momento di difficoltà. Assolutamente, assolutamente, anche perché davanti avevamo un avversario che aveva fatto dei risultati importanti, un avversario in salute, un avversario che era difficile da affrontare, lo avevamo analizzato bene, credo che l'abbiamo preparata bene, i ragazzi sono stati esemplari come hanno seguito, col coraggio che hanno giocato, quindi sono troppo felice per loro, merito dei ragazzi, un plauso a loro. Questa vittoria può sbloccare anche mentalmente la squadra. Fuori casa io penso di sì, perché noi avevamo bisogno di questo coraggio. In casa noi il rendimento è ottimale, purtroppo non arriva la vittoria, facciamo fatica a trovare il gol e oggi penso che si sia visto, però le prestazioni in casa erano ottimali, questo coraggio, questa botta di fiducia sicuramente servirà ai ragazzi per essere convinto di che fuori casa possiamo fare lo stesso calcio che facciamo in casa.